senza nessuna comunicazione precedente da parte di Ushar, nonostante le nostre continue richieste e anche i sindacati di... Siamo qua con Giulio Cirella, che si è reso protagonista di una straordinaria iniziativa, quasi una forma di rivalsa rispetto non alla Whirlpool ma alla situazione politico-sociale e anche industriale, la politica a suo avviso sbagliata della Whirlpool nei confronti dei lavoratori che tra l'altro ricoprono, ricadono su un territorio già martoriato. Giulio, cosa ti ha spinto a promuovere questa iniziativa? Mi ha lasciato discorso perché l'abbiamo fatto per solidarietà verso gli operai della Whirlpool, che stanno circa 320 al mio negozio, e non mi sembrava giusto quando ho sentito questa cosa della Whirlpool che mandava 420 operai in mezzo alla strada, nonostante che ho saputo da altri amici che loro stanno anche in attivo, non ci stava nessuna giustificazione attuale di mettere in mezzo alla strada questi ragazzi. Purtroppo io mi sono preso la briga di espormi in prima persona, non vendendo più elettrodomestici Whirlpool, ma non c'ho niente a che fare con il colosso Whirlpool, è solo per solidarietà verso gli operai, perché 420 famiglie, ripeto, vanno in mezzo alla strada quest'anno. Io mi ho preso una presa di posizione e continuerò a farlo finché non si decideranno di assumere tutti questi operai o di chiudere questa faccenda a favore degli operai. Finché loro non daranno il tacito accordo di rimanere tutto come sta nel mio territorio di Ponticelli, ripeto, io non andrò avanti sempre all'infinito con la potenza e sposterò il mio marchio Whirlpool altri prodotti Whirlpool. Sono deciso di fare questa situazione perché vi ho detto e di portare fino alla fine questa la potenza finché non si avanti. Noi vogliamo una situazione drammatica che noi stiamo seguendo, ma stanno seguendo anche moltissimi movimenti identitari, tra cui Nazione Napoletana Indipendente, ma anche CMI, che è un neonato movimento identitario tutto meridionale. C'è qualcuno che si è anche infiltrato all'interno mettendosi a capo di questa di questo corteo, probabilmente senza avere spesso nemmeno, a parte qualche parola, nessuna azione concreta. Noi continueremo a seguire la vertenza, speriamo di poter dare notizie confortanti. Il 25 ripartirà la trasmissione d'incontro, dove il signor Cirella sarà ospite, saranno ospite anche rappresentanti territoriali. È tutto un piacere. Sperando di potervi dare buone notizie. Per Napoli News Magazine e Sinapsi News, Sergio Angrisani.